Carlo Paladin, festa di primavera, iniziata con l'acqua, ma adesso siamo tutti all'esterno, tutte facce sorridenti, tutti bicchieri che si alzano per il brindisi. La natura. La natura, quest'anno abbiamo un mese di anticipo rispetto agli altri anni, siamo a fine marzo, fra poco inizierà il primo trattamento dell'anno, di solito si fa a fine aprile, e questo ci vede molto impegnati in un progetto di sostenibilità che la nostra azienda sta portando avanti, che viaggia da un rapporto sempre più attento con la natura, su tre segmenti: una grossa riduzione della solferosa, un'attenzione, si parla spesso dell'accordo di Kyoto, no? Se ne parla così, però mai se ne parla in maniera sempre che tutti sappiano di cosa si parla, l'accordo di Kyoto, e le emissioni di CO2, e quindi tutte le aziende saranno portate alla riduzione delle emissioni di CO2. Prima cosa, per ridurla bisogna misurarla, quindi la nostra azienda sia certificata per capire quanto CO2 si produce, e abbiamo insieme all'Università di Padova montato uno strumento che è il primo in Europa che misura l'assorbimento della CO2 delle viti. Come sappiamo, la CO2 viene prodotta ogni volta che noi accendiamo una macchina, ogni volta che accendiamo un interruttore della luce, quindi ogni energia che produciamo si produce CO2, però le piante attraverso la fotosintesi assorbono questa CO2 che viene assorbita nel legno, quindi c'è l'aspetto negativo nella produzione, l'aspetto positivo nell'assorbimento. La nostra azienda in questo settore è all'avanguardia, stiamo portando avanti un progetto in Francia Corta all'Università di Milano e qui in Veneto un progetto all'Università di Padova proprio per avere un dato scientifico su quanta CO2 assorbe la pianta. Risultato finale, parlando in parole facili da comprendere, piantare un vigneto come piantare un bosco, perché vuol dire che aiutiamo la natura ad assorbire una parte della CO2 che andiamo a produrre, no? Parliamo del vino, pensiamo al vino come una bevanda positiva, perché naturalmente il vino si fa con l'uva, la vigna assorbe questa CO2 dando un prodotto sano, un prodotto che può rientrare perfettamente nell'ecosistema. Stiamo parlando di Prosecco adesso, davanti a me c'è una bottiglia di Prosecco millesimato dell'ultima vendemmia 2013. Il Prosecco è la bollicina che sta conquistando il mondo, sempre più persone si avvicinano al Prosecco, anche un'altra parola di moda, i nuovi paesi ricchi, no? Chi non ha mai bevuto vino si avvicina più facilmente al vino attraverso il Prosecco, che si beve con facilità e con soddisfazione, un vino che ha dei profumi freschi, delicati. Il Prosecco si concentra in due gusti, la mela e pera fresca, no? Quindi deve essere fruttato, fresco e fragrante. Questo ed è un prodotto, se vogliamo, semplice, ma tante volte le cose semplici sono le più difficili da fare nel rispetto dell'ambiente, da fare nella fragranza di quello che si porta alla bocca, di quello che si consuma. Quindi questo è uno dei tanti vini, andiamo a stapparlo proprio per assaggiarlo, una delle specialità che la Paladin presenterà al Vinitaly 2014. Io ho sempre paura quando si apre una bottiglia per il botto, andiamo un po' a vedere, ecco, è controllato, se non la conti. Ecco, abbiamo naturalmente si allenta la vite, si toglie il tappo, si controlla. Una cosa positiva del Prosecco, la schiuma che noi versiamo deve sparire velocemente, e il perlage, come in questo caso, deve essere persistente e fine, no? Naturalmente dopo, prima di assaggiarlo, il primo senso è la vista, e deve avere, come in questo caso, dei bei riflessi che vanno giallo pallido, che vanno tendenti al verde, no? E quando si inclina il bicchiere un po' per vedere meglio il colore, si dice l'unghia del vino, che vediamo che dalle sfumature bianche va verso il riflesso verde. Secondo ovviamente è l'olfatto, quindi un profumo delicato, come dicevo prima, più mela e pera, ovviamente esaltato dall'effervescenza del Prosecco, no? Quindi i profumi che vino fermo sono più delicati e qui vengono naturalmente risaltati. Dopo, ovviamente, quando lo portiamo alla bocca abbiamo questa piacevole sensazione dell'esplosione del CO2 in bocca che rende oggi sempre più l'utilizzo del Prosecco non solo da aperitivo ma anche a tutto pasto. Ovviamente è di fatto, possiamo dirlo, lo spumante Veneto che sta conquistando il mondo. E allora vogliamo brindare tutti assieme una cincina con questo millesimato della Paladin, una brindisi anche alla Vinitaly 2014. Cincin.